Amici sportivi, tifosi uvini, spettatori dei canali 211 e 622 del digitale terrestre Cremona 1 ed 1 Sport, una buona serata dal Palaradi di Cremona. Sì, avete capito bene, Palaradi. Non avete sbagliato incontro, non avete sbagliato partita, è la partita che volete vedere, è il debutto in Serie B degli Oro Amaranto Juvini. Già, perché da questa stagione gli Oro Amaranto Juvini torneranno a casa, da questa stagione sarà il Palaradi la casa della Juvi Cremona 1952. Paolo Dalla Vecchia in voce, Marco Zambelli, Federico Zambelli, Federico Paloschi ad occuparsi di parte tecnica e produzione per raccontarvi quello che ha tutta l'aria d'essere un debutto, quella che ha tutta l'aria d'essere una prima, diciamo così, di gran voga, una prima in grande spolvero per gli Oro Amaranto. Oro Amaranto che hanno bruciato le tappe in 4 anni, ce l'hanno fatta, dalle minors più spietate sono riusciti a rivedere il sole dei campionati nazionali, soprattutto del campionato di Serie B. È cambiato tantissimo, sono cambiate facce, sono cambiati i ruoli all'interno del roster Oro Amaranto, è stata invertita anche la tendenza, non più grandi firme, non più grandi campioni che accettano di scegliere di categoria. Bene, quest'anno si è puntato su giovani molto molto promettenti, si è pescato, diciamo così, nelle zone limitrofe con Daniele Manini da Pizzighettone per esempio, oppure ci si è spinti sin all'Italia centrale, ci si è spinti a pescare anche all'interno del campionato di Serie B da Rimini per esempio, sono arrivati Matteo Dolzan ed Andrea Sipala, ma li conosceremo piano piano, li conosceremo durante il match, li conosceremo durante questo incontro che sarà arbitrato dai signori Cassinadri e Zanini Boni. Attendiamo che venga alzata la prima palla a due qui al Palaradi. L'avversaria, dicevamo, è di quelle di tutto rispetto, l'avversaria è decisamente d'alto rango, è un'avversaria che ha conosciuto anche la Serie A, già perché nel passato dell'Aurora Desio, Rima Desio, come vogliamo chiamarla, c'è stato anche il massimo campionato. All'interno del suo roster hanno giocato anche elementi come ad esempio Ben Pocket, l'asso NBA di Utah State, lo ricordiamo ancora negli anni 80 all'interno di un Desio che riuscì a centrare la salvezza, non fu un gran campionato per il giocatore americano, però Desio riuscì a centrare la propria mission che mancò clamorosamente anni dopo, sulla panchina sedeva Virginio Bernardi, non uno a caso, quindi per darvi un'idea di quelli che sono, diciamo, stati i trascorsi di Desio in termini di roster, in termini di uomini, in termini di allenatori, mentre nel frattempo il signor Cassinadri alza la prima palla 2 ed inizia il campionato di Serie B Oro Amaranto. Prima palla gestita da Francesco Belloni, una Juve che manovra Alessandro Esposito, uno dei nuovi in questo, all'interno del roster Oro Amaranto. Daniele Manini in penetrazione, vengono subito chiusi i ragazzi Oro Amaranto, fanno subito conoscenza, diciamo così, con i modi rudi, i modi spicci, i modi scaltri del campionato di Serie B. D'altronde giovani sì, ma con tanta tanta esperienza all'interno del roster di Desio, conosceremo anche loro più tardi nel corso della cronaca. Seguiamo nel frattempo Francesco Belloni, va a giocarsela a due per il primo canestro Oro Amaranto della stagione. A segnarlo, guarda caso, un veterano, la ciliegina sulla torta del mercato, quel Rudy Valenti che è un ex di turno con l'altra squadra di Cremona, quel Rudy Valenti che riesce ad essere ex in tantissime formazioni italiane. Desio nel frattempo risponde con la bomba dalla distanza, va a prendersi il primo vantaggio della partita, 3-2 per gli ospiti. Rima Desio che comunque schiera, come dicevamo, un quintetto di assoluta qualità, un quintetto giovane in cui di sicuro spicca Daniel Perez, mentre nel frattempo c'è l'intercetto di Paolo Busetto. Ci sarà anche tanta Rimini, ci saranno anche tanti Krebs, diciamo così, in campo questa sera. Sipala, Dolzan in Oro Amaranto, Busetto e Daniel Perez invece, mentre gli Oro Amaranto ne approfittano, vanno ancora una volta a bersaglio. Bene così, una Juve che di sicuro non si è presentata timida, non si è presentata remissiva al cospetto degli avversari questa sera. È Paolo Busetto ad impostare l'azione, stranamente viene adoperato come play Mike Perez. Il dominicano di Rimini se ne va in penetrazione, ma sbaglia, viene intimidito dall'ottima difesa di Rudy Valenti, d'altronde giovane di prospetto, ma con un veterano come Rudy non si passa. Nel frattempo Francesco Belloni fallisce la tripla, riparte l'azione del tacco sempre gestita da Busetto, fischio questa volta del signor Zaniboni un pochino troppo fiscale, Busetto la riga non l'aveva pestata,
Bene così per gli Ora Amaranto. Ora Amaranto che possono riprendere. Daniele Manini ha messo palla nelle mani di Francesco Belloni. Un tandem soresinese-annichese, la provincia di Cremona all'attacco di Desio. Alessandro Esposito ancora con il giro palla. Palla messa nelle mani di Belloni. Belloni se ne esce ancora la tripla, ma le mani sono piuttosto fredde stasera per il playmaker Oro Amaranto. Perez, una palla che va a trovare Giovanni Lenti. Giovanni Lenti, gran centro, molto giovane, ma già grandissima esperienza per lui. Anche una stagione in Fortitudo in passato. Va a subire un fallo, piccola particolarità. Giocatore livornese, nato in quel di Pisa. Una vera contraddizione in termini se ci trovassimo in Toscana. Il famoso detto praticamente di scuola livornese: meglio un morto in casa che un pisano alla porta. E con Lenti va a sfatare questo tabù, sfata anche il tabù dei tiri liberi, convertendo il primo a sua disposizione, andando a trovare il pareggio. 4 pari, vediamo se sarà un 2 su 2, no, così non è. Rudy Valenti ad aprire subito il gioco per Sadik, Ndiaye e Babacar. E Baba bagna l'esordio in Serie B con i suoi primi 2 punti, ma soprattutto Baba va a garantire un nuovo vantaggio agli Ora Amaranto. 6-4, Ora Amaranto che stanno tenendo bene il campo in queste prime battute. Ancora Sadik, Ndiaye e Babacar a rubare palla, a rubare palla proprio come gli anni scorsi. Il tempo sembra non essere mai trascorso, sembra ad essere ancora in campo Aiseo, in quella finale che ha visto la Juve trionfare, in quella finale che ha visto gli Ora Amaranto tornare ai massimi livelli del basket italiano con la Serie B. Mentre nel frattempo perde palla piuttosto ingenuamente Paolo Busetto, faccia da bravo ragazzo, accreditato comunque anche di notevoli mezzi tecnici, Esposito un po' corto dai 6,75, un poco di fosforo per il giocatore guarda caso di origine milanese, che guarda caso ha iniziato la propria carriera cestistica nelle giovanili di Desio, quindi a tutti gli effetti un ex Alessandro Esposito. Ne parlavamo ieri sera in sede di presentazione, non una partita come tutte le altre per lui. Ancora il tiro da fuori, non va Rudy Valenti a lottare a rimbalzo, soprattutto gli Ora Amaranto a conquistare palla, a metterla nelle mani di Francesco Belloni che chiama flash. Francesco Belloni, per lui l'esperienza in Serie B non manca, ha giocato a Costa Volpino, era il cambio di Simone Centanni, quel Simone Centanni che a propria volta la Mensana Siena era cambio di Terrell McIntyre. La conclusione da fuori degli Ora Amaranto, il rimbalzo che viene catturato da Giovanni Lenti, dal livornese nato a Pisa. Per lui giovanili con la Libertas Livorno, società storica del campionato italiano, società che manca da anni al campionato italiano, quella Libertas Livorno che arrivò a vincere per qualche istante lo scudetto tanti anni fa. Mentre nel frattempo Daniel Perez, il dominicano di Rimini, ci fa vedere di cosa è capace, voglio dire un giocatore capace di spaccare le partite, capace di penetrare anche all'interno delle difese più arcigne. Sarebbe bello se le telecamere di Marco Zambelli riuscissero a scrutare tra il pubblico, magari potremmo scorgere la sua fidanzata Giorgia Crivello, la showgirl di Mediaset. L'ennesimo tiro Ora Amaranto che non va, l'ennesimo rimbalzo conquistato a questo punto dei giocatori dell'Aurora, l'ennesima azione che viene imbastita da Desio in questo frangente. È sempre Danny Perez che prova la penetrazione, Danny Perez si mette in proprio con un tentativo dall'arco dei 6,75, non va, un poco testardo, un poco cocciuto, sta sì cercando di caricarsi la squadra sulle spalle ma sta decisamente esagerando. Nel frattempo infrazione di passi, a mio avviso la pensa allo stesso modo il signor Cassinadri con questo suo fischio. Si riprenderà con una rimessa dal fondo per gli Oro Amaranto, chiedo scusa, per la Aurora Desio. D'altronde un poco d'amaranto c'è anche nei loro colori sociali, blu amaranto per l'esattezza, Juve questa sera in canotta bianca. Mentre nel frattempo una nuova azione viene imbastita da Paolo Busetto, esce Xavier Brown a portargli blocco, ce la giocano due con Perez, ancora Danny Perez di tocco a mettere ancora in ritmo per la tripla, Francesco Villa, non va Francesco Villa, gioiellino di scuola Olimpia, scuola Armani Jeans, ma comunque per lui due stagioni a Domegna, due stagioni positivissime. Ancora una volta una tripla sbagliata dagli Ora Amaranto, questa sera veramente è il festival delle polveri bagnate qui al Palaradi, d'altronde è la prima di campionato. D'altronde per i giocatori Ora Amaranto è necessario prendere ancora, diciamo così, riferimenti
per i tiratori i riferimenti sono qualcosa di assolutamente essenziale, ma comunque conforta il dato che anche le percentuali di Desio dall'arco dei 6,75 non sono il massimo. Nel frattempo la palla non giunge a destinazione ad Alessandro Esposito, mentre nel frattempo riesce ad alzare la parabola, a trovare due punti Olivier Giacomelli, scuola Biella, giocatore di Desio, di mamma francese, anche una sorella, gioca nel campionato di Serie A2. E Giacomelli va in lunetta per convertire il tiro libero supplementare. Vantaggio ospite 8-6. Vediamo se verrà incrementato, ebbene sì, nono punto mandato a bersaglio da l'Aurora Desio. Francesco Belloni viene marcato, diciamo così, dall'altro Francesco Villa, che non va molto per le spicce, ma poco male. Nel frattempo Esposito si prende la responsabilità ad attaccare canestro e pitturato, va ad appoggiare due punti, lui che Desio la conosce bene, lui che di Desio è stato un giocatore, lui che ha conosciuto anche i pitturati della Lega 2 nella scorsa stagione, difatti a Ravenna è spesso partito addirittura in quintetto base. Mentre nel frattempo una nuova azione d'attacco, il